secondo me non c'è un cinema del passato e un cinema del presente. Il cinema è il cinema. Ci sono dei film che sono attualissimi, uno per tutti, Il medico della mutua, che non si può dire che appartenga al passato. Il passato lo fanno le tecniche, quello sì, veniamo dal muto, poi il sonoro, poi il bianco e nero, poi il colore, poi gli effetti speciali. Quindi quello è un discorso tecnico, ma il cinema è un linguaggio eterno, quindi si impara dai film vecchi tanto quanto dai film di oggi. Grazie a chi si occupa di restaurare i film, che con il tempo, si sa, la pellicola, se ne basta guardare come diventano le nostre polaroid nella scatola delle fotografie. Ecco, immaginate come diventa la pellicola, quindi restauriamole più che possiamo, grazie. Tre film, diciamo, fondamentali, importanti per la mia formazione. Il primo sicuramente I soliti ignoti. L'ho visto 50.000 volte e ho assaporato il piacere della commedia che nasce dalle situazioni tragiche. Poi un altro film a cui sono molto legata invece per tutt'altri motivi, perché mi ha fatto affascinare al grande cinema anche con gli effetti speciali, anche con, è stato Blade Runner. Non amavo il genere di film o di fantascienza o catastrofico, non mi piaceva. Vidi Blade Runner, improvvisamente mi sono aperta anche a quel cinema. E poi un film a cui sono molto legata e a cui ho partecipato anche come attrice è Ferie d'agosto di Paolo Virzì, che è un film, io sono contentissima di averlo fatto. Ogni volta che lo vedi tu aggiungi qualcosa, scopri delle cose nuove nel film. Per questo poi non appartiene mai solo al passato, perché ogni volta che lo vedi è una nuova visione, è una nuova scoperta.